Allora, passiamo adesso all'audizione di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, Paolo De Biasi, consigliere Assomusica. Non so di chi di voi, immagino, signor dottor Spera, prende la parola. Buongiorno, Grazie, grazie. eccolo. Signor Presidente, buongiorno, signori senatori, grazie ancora per questa opportunità. Assomusica rappresenta diciamo, la maggior parte del settore della musica popolare contemporanea dal vivo in Italia. Il nostro settore è il sesto paese al mondo per numero di spettatori e per numero di biglietti venduti. Questo vuol dire che oltre al lavoro proprio della filiera, creiamo degli indotti molto importanti sul territorio e giusto per fare un esempio, cito Verona, dove in questi giorni si sta discutendo su apertura o non apertura, noi ogni anno portiamo almeno 600.000 spettatori da fuori regione in questa città, quindi vi lascio immaginare le ricadute. Chiaramente più del cinema e su molte cose concordo con Lorini, siamo quelli più penalizzati perché ci siamo dovuti fermare per ovvi motivi e diciamo la perdita di un fatturato che è stimato sui 650 milioni di euro è una ricaduta sui territori di quasi 1,5 miliardi, con una filiera di lavoratori molto spesso invisibili, che non hanno come dire, professioni riconosciute, ci troviamo con circa 260 mila lavoratori dell'intero comparto. Mi riallego ad alcune discussioni sul molteplicità delle interpretazioni legislative e a volte anche sull'incostituzionalità di alcune norme. Diciamo per due motivi, noi siamo considerati coloro che non hanno, pur facendo cultura, pur facendo grande aggregazione e pur creando grande socialità, e qui vorrei fare un appunto sull'uso di questa parola. Trovo la parola distanziamento sociale molto pericolosa nell'utilizzo. Preferirei distanziamento fisico o interpersonale, perché già viviamo in un momento di depauperamento socioculturale. Andare a dire dobbiamo stare distanziati socialmente, trovo un passaggio un po', forte. Detto questo, siamo per esempio gli unici che non prendono soldi dallo Stato dello spettacolo dal vivo, quindi questo deve far tenere presente nel momento in cui si va a normare riaperture la sostenibilità economica che un settore può avere o meno. Cioè, vale a dire, se ci danno delle norme che è impossibile lavorare in quelle condizioni, credo che non si possa, sarebbe meglio dire non potete lavorare, troviamo la soluzione per farvi sopravvivere. E questo è il primo punto. L'altro punto, per esempio, noi siamo gli unici che sono sottomessi all'applicazione di una norma sui biglietti che devono essere nominali, ma solo ed esclusivamente per la musica pop e rock. E questa trovo già una prima discriminazione, probabilmente ai limiti del rispetto costituzionale. Non solo, ma ci troviamo sempre di fronte a interpretazioni legislative che variano da città a città, da comune a comune, quindi un po' ci siamo abituati, ma in questo momento, se si moltiplicano ancora le interpretazioni, risulterà molto, molto poco possibile lavorare. Quindi diciamo che siamo fiduciosi e siamo disponibili a collaborare, però per poter mantenere in vita un settore bisogna che si conosca bene la peculiarità di quel settore. Detto questo, ci sono anche interpretazioni degli attuali provvedimenti che vengono in qualche modo gestiti o indicati o lasciati in mano a soggetti che non sono organi dello Stato, e mi riferisco a tutto quanto riguarda la bigliettazione legata ai nostri concerti, le cui regole applicative la sta dando la SIAE, che in pratica è un soggetto di una società di collecting al pari di altre che ce ne sono in Italia. Quindi sarebbe opportuno che,
gli stessi ministeri o comunque i soggetti che fanno la norma emanino loro delle regole applicative. E qui diciamo, mi fermo per poi passare la parola al dottor De Biasi, dicendo che chiaramente abbiamo alcune tematiche a cui teniamo tanto, ne cito solo due. Uno è i rimborsi d'IVA che da quasi 10 anni non ci arrivano, nonostante noi siamo soggetti ad applicare l'IVA ridotta nella vendita e quella ordinaria nella fatturazione dei clienti. Quindi a un certo punto ci troviamo con circa 30 milioni di IVA che non ci viene rimborsata e non si capisce il motivo, e anche qua ci sono delle norme sia europee sia italiane che dicono che entro un termine dovrebbe essere di 30 giorni questi rimborsi andrebbero fatti. L'altra cosa su cui stiamo lavorando, e poi vi faremo avere un documento, è quello di estendere, diciamo, la possibilità di accedere a tutti gli ammortizzatori per l'intera filiera e per tutti quei lavoratori, dai stagionali a quelli che sono invece a chiamate, tutto quanto, ancora per un periodo che vada almeno fino a fine di agosto. Vi ringrazio ancora e vi faremo avere un documento. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Prego, consigliere De Biasi. Non si sente. Non sentiamo. Aspetti un attimo, vediamo se c'è qualche possibilità di ripristinare l'audio. Ok, avevo la possibilità diretta. Grazie mille, mi sentite ora? Sì, sì. Grazie Presidente, grazie senatori presenti, un saluto ai colleghi delle altre categorie. Come diceva il Presidente Spera, il nostro lavoro è basato sull'aggregazione e sulla socialità. Oggi queste due parole si sintetizzano con assembramento. Il nostro settore ha negli ultimi anni già dovuto scontare una serie di problematiche legate alle nuove normative di safety e security introdotte, che sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico hanno pesato sulla nostra categoria. Alla luce di questi fatti, fin dall'inizio avevamo cercato di avere una serie di contatti sia col Comitato Tecnico Scientifico che successivamente col tavolo organizzato con il coordinamento del dottor Colao, perché credevamo fosse utile, visto che di lavoro fondamentalmente noi gestiamo numeri e spettatori, quindi la gestione degli assembramenti è una parte importante e fondamentale del nostro lavoro, di poter avere un'interlocuzione anche nella fase preliminare, per evitare che per mettere a disposizione il nostro know-how da questo punto di vista, ma nello stesso tempo per evitare che ci fossero interpretazioni troppo difformi su quella che poi poteva diventare l'applicabilità. Su questa cosa non siamo riusciti, ringrazio di questa occasione che per noi è veramente importante della prima. Abbiamo elaborato, come tutte le categorie, una serie di protocolli anche molto dettagliati, sia per quanto riguarda il pubblico, sia per quanto riguarda i lavoratori, perché il nostro, anche dal punto di vista del lavoro, è un mercato particolare in cui le problematiche non sono da sottovalutare. Il problema in questo momento è che i protocolli gestiti dalle regioni, quindi questi protocolli di categoria che la nostra riapertura, come quella dei cinema, come citava prima Lorini, a partire dal 15 di questo mese, possono avere difformità di applicazione, possono avere difformità di interpretazione e non necessariamente si sovrappongono esattamente su quelle che sono le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità. Da questo punto di vista noi scontiamo anche un'altra difficoltà. Il nostro è un lavoro che è soggetto a licenza temporanea di pubblico spettacolo, quindi ogni spettacolo prevede una licenza, ai sensi ancora del testo unico di legge di pubblica sicurezza dell'ante seconda guerra, e con qualche successiva
introduzione, per cui c'è una responsabilità diretta e c'è una responsabilità penale sulla asseverazione e sulla osservanza di quelle che sono le regole dettate in base all'articolo 80 del testo. Cosa succede? Noi abbiamo in questo momento una serie di dubbi e problematiche legate all'interpretazione di chi applicherà i protocolli e li integrerà con quelle che sono le normative attuali che ci permettono di fare qualunque tipo di spettacolo. Siamo esonerati solo nel momento in cui andiamo a lavorare nei teatri che posseggono già una licenza annuale per quanto riguarda il pubblico spettacolo, ma per esempio per tutte le manifestazioni all'aperto dobbiamo ogni volta acquisire una licenza che è rilasciata dal sindaco, ma è conseguenza di un decreto di accessibilità, l'articolo 80 del testo unico di legge di pubblica sicurezza, che viene rilasciato questo decreto dalle commissioni comunali o da quelle provinciali a seconda delle normative. Quindi siamo particolarmente preoccupati di quale sarà l'interpretazione di questa e la coniugazione di questo tipo di protocolli legati alle norme esistenti, da un lato, tenendo conto che poi per noi è vincolante perché la responsabilità in relazione alla licenza è per l'organizzatore una responsabilità penale, non solo civile. Da questo punto di vista poi c'è un'altra problematica sulla quale chiediamo di avere un minimo di attenzione e di progressività. Diciamo che in via comprensibile e condivisibile in questa fase è stato fissato un limite: 200 persone al chiuso, 1000 persone all'aperto. Partendo dal presupposto ovvio, credo agli occhi di tutti, la logistica, le location e le tipologie possono essere diverse, perché l'auditorium da 450 persone è diverso dal San Carlo, dal Carlo Felice, che posseggono ben oltre i posti, ma uguale per l'aperto. Ci sono situazioni in cui la logistica potrebbe permettere situazioni più ampie, senza nessuna forzatura di mano. Voi sapete perfettamente che è stata presentata da parte della Fondazione Arena di Verona un progetto per poter fare una stagione ridotta, che non è la solita stagione areniana, come citava il mio presidente. Anche noi in Arena di Verona portiamo circa 600 spettatori all'anno, per poter avere un'agibilità di 3.000 persone. Ora, io credo che alla luce anche della diffusione che vediamo giorno per giorno, possa avere un senso poter modulare una richiesta che alla fine di ogni mese di quest'estate ci possa essere un elemento di confronto per valutare, in base ai dati epidemiologici e in base anche alle ordinanze delle varie regioni che sono differenti, considerate che molte regioni in questo momento hanno eliminato per l'aperto, quando viene mantenuto il distanziamento di un metro, la mascherina, cosa che per esempio per noi è fissata per tutti gli spettacoli, e quindi alcune misure compensative si potrebbero integrare. Questa è quella di portare alla fine di ogni mese quali sono le incidenze dei dati epidemiologici e valutarli con la conferenza Stato-Regione, perché il nostro è comunque un lavoro virgolette itinerante, per cui contrariamente alle sale che sono fisse e restano in quel determinato posto, chiaramente i nostri artisti girano e non possono trovarsi in normative diverse o situazioni diverse a seconda delle regioni italiane in cui vanno ad operare. Su questo, come diceva il Presidente, faremo avere una dettagliata memoria scritta, perché poi è importante avere una modulazione soprattutto in vista del auspicato, quando sarà fine dell'emergenza, della ripresa delle attività internali anche nei palazzetti dello sport, che ovviamente con 200 persone assolutamente proprio dal punto di vista economico e dal punto di vista dello spettacolo e della socialità. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie a lei. Allora chiedo ai colleghi, se non ci prego, senatore Ruota. Grazie Presidente. No, io quello che colgo in questi interventi, c'è un elemento giusto, legittimo, cioè che il sistema sanzionatorio, nel senso che nella prima fase era, come dire, obbligato, e certamente oggi che si respira un clima diverso, beh, lì bisogna un attimo riflettere insieme anche con il comitato tecnico scientifico, perché è legittimo quello che ho sentito in queste cose, sapendo che però l'emergenza ci finirà quando troveremo il vaccino.
cioè il rischio c'è sempre. È chiaro che c'è un costo ed è chiaro che, come dire, è necessaria la ripartenza. Io penso che dovremo valutare queste indicazioni, queste, come dire, riflessioni vostre, queste vostre preoccupazioni, perché è giustissimo il distanziamento fisico, è necessaria la mascherina in situazioni di assembramento, ma poi attenzione a non, come dire, militarizzare questa fase diciamo di emergenza coronavirus che abbiamo, anche se a un livello minore, come dire. Bene, grazie senatore Ruotolo. Se non ci sono altre domande, chiudiamo qui la seconda parte delle audizioni, ringraziando a tutti coloro che sono intervenuti. Poi naturalmente per la convocazione della commissione verrà mandato un messaggio. Grazie a tutti.